buon sabato anche da parte mia. Il testo introduttivo per la meditazione di questa mattina lo troviamo in due libri della Bibbia. Matteo, leggeremo prima Matteo, al capitolo 24 e al versetto dal 37 al 39. Matteo 24, dal 37 al 39. Dice quanto segue. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. E non si avvidero di nulla, finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Andiamo anche al libro di Luca, Luca capitolo 17, al versetto 28, e dice quanto segue. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. La gente mangiava, beveva, comperava, vendeva, piantava, edificava. Amen. Oggi abbiamo un sabato particolare perché da una parte abbiamo il tavolo della Santa Cena, dall'altra parte siamo all'interno di una settimana, di un momento, di un mese dedicato alla famiglia. Sabato dopo sabato ritorniamo su questi aspetti. E oggi volevo che tornassimo appunto a mettere a confronto due famiglie per capire che tipo di famiglie vogliamo essere, in che tipo di famiglie, di che tipo di famiglie vogliamo far parte. Chiederei al fratello, aspettate se ce l'ho, fratello Vasile, non so se ha dato, sì, consegnato? Perfetto. Abbiamo con noi due sorelle sordomute, quindi io, siccome sono di lingua russa, ogni volta traduco in russo quello che dico e glielo consegno perché è l'unico modo perché anche loro possono condividere con noi il momento del culto e quindi hanno i fogli in mano così so che qualcosa riusciranno a seguire. Benedizioni non solo a chi ci frequenta ogni tanto, ma anche a chi oggi magari per la prima volta e a chi invece viene sempre. Speriamo che questo momento di dialogo con la parola, di incontro con la parola, sia per tutti voi un momento non come gli altri, che per voi possa restare nella memoria come un momento in cui avete preso delle decisioni, alla gloria di Dio, ma per la vostra famiglia. Andiamo al testo perché oggi abbiamo molto da fare e abbiamo poco tempo e quindi vorrei arrivare a poter dire qualcosina. Partiamo, due famiglie a confronto. Queste due famiglie, quella storia di queste due famiglie è fatta di cose simili e cose diverse. Entrambe le famiglie vengono presentate da Gesù nell'ambito escatologico, vuol dire che riguardano le cose della fine, cioè prima di un giudizio. Lot ha vissuto la sua famiglia prima che le città di Gomorra, Sodoma e Gomorra, venissero distrutte, quindi vive in un contesto particolare, prima di un momento di giudizio. Lo stesso Noè vive in un contesto molto particolare, in un contesto di giudizio. Quindi in qualche modo Gesù richiama la nostra mente per un periodo in cui il mondo vive a modo suo la società, però ci dà esempio due famiglie a cui guardare, due famiglie da cui prendere appunti. Entrambe le famiglie conoscono il vero Dio e lo adorano, ma alla fine la sorte delle famiglie è un po' diversa. Infatti l'insegnamento di questa storia starà nella differenza di queste due famiglie, perché sia prima del diluvio che prima della distruzione di Sodoma e Gomorra, le due famiglie sono credenti. Ma che tipo di credenze hanno? Allora, Gesù stesso, ripeto, le parole che abbiamo letto sono parole di Gesù, quindi Gesù ci dice, se volete prepararvi al mio ritorno, se volete prepararvi al giudizio, dovete fare attenzione a queste due famiglie. Vediamole una alla volta. La famiglia di Noè, il testo che è stato letto, quello di Matteo,
non ci dice nulla di particolare. Se voi guardate, non c'è nulla che possa spaventare. È normalissimo. Cosa facevano le persone? Bevevano, mangiavano, si sposavano, la vita andava avanti, non c'era nulla di particolare, tranne un fatto. Non erano avventisti. Scusate la battuta, no? Non aspettavano niente. Non si aspettavano niente, non vivevano in attesa di niente. E quando il giudizio è arrivato, non si sono accorti di nulla. Quindi la società era una società che cercava il benessere, voleva vivere la normalità della vita, il che è molto giusto, ma senza alcuno sguardo verso Dio. I testi che seguono chiariscono ancora di più, perché Genesi 6 parla di questo periodo e ci dice che anche nello sposarsi, nel bere, nel mangiare, le loro scelte non erano più dettate dalle indicazioni di Dio. Infatti il testo dirà che i figli di Dio videro le figlie degli uomini, cioè i figli di Set, che erano quelli che seguivano il Signore, hanno preso le figlie di Caino, che non erano proprio le persone più consacrate con cui sposarsi. E cosa si vedeva? L'uomo non era altro che carne, cioè l'uomo non pensava altro che al piacere. Mi piace, la voglio, mi piace, la compro, mi piace, la mangio, mi piace, la faccio, non mi piace, non si fa. Quindi l'unico Dio che contava era il piacere. A me non mi piace. O a me piace. E questo era quello che si decideva. Ancora, oltre ai matrimoni misti, no, tra quello che veniva descritto in questo testo, c'è un altro punto, no? Le figlie degli uomini con i figli di Dio. Anche oggi è diventato la moda, no? Io parlo con i ragazzi e mi dicono, ma questo ragazzo è meglio di qualsiasi ragazzo che abbia trovato in chiesa. È molto meglio di... Sì, può essere. Solo che come genitore, quando dovrò fare questa valutazione per i miei figli, spero di poterla fare con questa consapevolezza, no? Gli chiederò, com'è questa ragazza? Gentile, Federico, se si sposa prima, facciamo questa analisi con lui, no? Com'è questa ragazza? Gentile, ok, zero. Com'è questa ragazza? È pulita, zero. Ok, com'è questa ragazza? È lavoratrice, zero. Com'è questa... arriverò a 0, 0, 0, tanti zeri. Se non mi dirà questa ragazza teme Dio, io l'uno davanti non lo metterò. Perché tutte quelle caratteristiche si sposano con una sola, se teme Dio. Se teme Dio, tutte quelle caratteristiche buonissime hanno senso. Se non teme Dio, ci diceva la parola di Dio, le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Guardate, Genesi 5 dice anche 6, versetto 5, 6 dice che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi. Può darsi che anche voi vivete in un contesto in cui vi sembra che tutti quanti cercano di fregarvi, in un modo o nell'altro. Vi chiamano quelli del telefono che vogliono venderti ogni giorno un nuovo contratto, no? Anche quelli della banca, dice, ma lei potrebbe chiedere un prestito, perché no? Venga, venga! No? Tutti quanti sono così gentili con te, vogliono venderti qualcosa, vogliono che tu sia felice. Ma in realtà sappiamo che spesso questi sono piuttosto inganni. Prendi oggi, paghi domani. No? Ma non solo. Anche nelle relazioni. Quanta gente vi sorride? Vi è mai capitato di lavorare per qualcuno per anni, poi vi siete ammalati e si è dimenticato di voi che esistete?
che dopo 2 mesi non vede l'ora di cacciarvi via dall'azienda? Perché finché riuscivi a dare qualcosa eri qualcuno, adesso che non sei più produttivo, fuori dalle scatole. E quindi tu ti rendi conto che tutti quei complimenti fatti prima, no? In realtà erano fasulli, erano interessati alle tue competenze, ma non era un vero rapporto, non era una realtà, era una finzione. Perché la malvagità degli uomini è grande. Pensate che ogni volta che accade un delitto da qualche parte, sapete dove cercano prima? Dove cercano prima? In famiglia. Perché gran parte dei delitti poi avvengono non gente che non ti conosce, ma quelli di casa tua. Io direi che si assomiglia molto quel periodo con il nostro. Un giorno sì e l'altro pure parliamo di femminicidio, no? Cosa sono i femminicidi? Uno che viene da fuori e uccide? No. E allora probabilmente anche il nostro contesto è molto simile a quelli di epoca di Noè. L'epoca di Lot, il testo che ci è stato letto di Luca 17, dice semplicemente che uguale, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. La cosa andava benissimo. Qual era il problema in tutto questo? Niente, è giusto che sia così, ma quando leggiamo Giuda, la lettera di Giuda nel Nuovo Testamento, è il penultimo libro della Bibbia, dice che allo stesso modo Sodoma e Gomorra e le città vicine che si abbandonarono come loro alla fornicazione, ai vizi contro natura, vi assomiglia a qualcosa ai nostri tempi? Ora io non sono contro la musica, ma contro lo spettacolo di Sanremo sì, contro l'ultimo spettacolo di Sanremo sì. I principi che sono stati veicolati non ci rappresentano. Non rappresentano la cristianità. Quei valori presentati non ci rappresentano. E penso che alcune frasi, alcune cose fatte, noi siamo molto distanti da lì. Eppure è lo spettacolo per eccellenza. Io conosco Sanremo ancora prima di venire in Italia. Cioè da piccolino conoscevo Sanremo. Ora non sono così fiero di abitare vicino. Quando ero un ragazzino in Romania invece aspettavo le canzoni italiane, perché Sanremo era veramente una platea di canti di un certo tipo. Non so se voi vi ci riconoscete, ma io non trovo più lo stesso gusto di guardare Sanremo di quando sentivo qualche canzone che arrivava in Romania. Erano valori diversi, si raccontavano storie diverse, oggi si raccontano cose diverse, quindi tutte orientate verso la fornicazione. Uno dei cantanti, sapete che è venuto lì per gridare quanto è bello vivere la poligamia. Lui è un poligame nell'amore. È sposato, ma gli piacciono anche tante altre, tanti altri. E non ha gusti per maschi e femmine, gli piace tutto. Ed è così generoso nel suo cuore che ha amore per tutti. Ecco, si assomiglia molto ai tempi di Lot, mi pare, il periodo in cui viviamo. La domanda è come viviamo all'interno di questo contesto dove il male viene in qualche modo premiato. Una stessa cantante, ragazza romena, una ragazza evangelica, ha scelto, in un momento in cui si parlava molto dell'aborto, ha scelto di dire che lei era contro. Quando si è presentata davanti ai 4 giudici, sapete cosa gli ha detto? Canti da Dio, ma per quello che pensi non meriti di arrivare all'Eurovision, quindi sei squalificata. Ha espresso semplicemente il suo disappunto sull'interruzione della gravidanza in maniera così, senza nessun motivo.
Questo è il mondo in cui viviamo, non è che sia molto diverso da quello dei tempi di Lot. Perché noi, ieri per esempio, si è festeggiato in Italia, come Chiesa Ventista, abbiamo scelto la libertà di coscienza come principio cardine che ci descrive. Però la libertà di coscienza è appunto libertà di coscienza, non è incentivo al male. Si dà alla persona la libertà di scegliere, di fare le sue scelte. Noi non costringiamo nessuno a non abortire. Ma non diciamo, certo, guardate, se rimani incinta fa niente, togli tutto, riparti quando puoi. No, non diciamo questo. Diciamo a una persona, sii responsabile di fronte a questo, una vita, un dono che Dio ti ha dato, però sei libera di scegliere. Noi non possiamo fare le scelte per conto tuo, le devi fare tu. Ma non è quello che Dio vorrebbe, non è quello che Dio ti consiglia, di scegliere in maniera così serena di abortire senza una ragione. E allora vedete, i tempi sono simili. Allora, quali sono le similitudini? La prima similitudine è quella dell'amore per il materialismo. Lot era di fronte a una scelta, gli è stato chiesto di scegliere suo zio, gli ha detto, guarda, siamo diventati così ricchi tutti e due, ma talmente ricchi tutti e due, che non riusciamo più a stare vicini, i nostri operai litigano continuamente per l'enormità delle nostre ricchezze. Scegli tu. E dice il testo che lui vide l'intera pianura del Giordano e ha visto che quella terra era fertile, e ha visto le città di Sodoma e Gomorra lì vicino, e ha pensato, come Eugen quando è arrivato in Italia, ha pensato che se sei in un posto più ricco, te la passi meglio. Se sei in un posto vicino alla città o dentro la città, è più facile lavorare, è più facile sopravvivere, è più semplice. E ha pensato che in un posto dove c'è più ricchezza, Dio ti aiuta, dove non c'è ricchezza, insomma, come dicono gli italiani, aiutati che Dio ti aiuta, no? E quindi se puoi fare la tua parte di scegliere di andare nella valle, ma in realtà non si tratta solo di scegliere un posto dove puoi prosperare, si trattava di fare una scelta egoista, tralasciare allo zio una parte di quella benedizione e prendersela tutta per sé. Lui ha scelto che tutta quella parte spettava a lui. E ha scelto ovviamente la vicinanza alla città, perché la città è sempre un po' simbolo di garanzia, di sicurezza, no? Ed è andato appunto molto ricco lì. Quando però Lot si è stabilito lì, Lot non intendeva minimamente abbandonare Dio. Era cresciuto bene dallo zio, sapeva che doveva onorare Dio. E in questa citazione che avete lì davanti ci dice che quando Lot si stabilì era deciso a non lasciarsi corrompere e impose alla sua famiglia di rimanere fedele. Ma evidentemente non ha funzionato. Da dove lo capiamo che non ha funzionato? Noi possiamo arrivare in chiesa o possiamo essere membri di chiesa, a un certo punto diciamo noi non abbiamo più bisogno di venire tanto spesso in chiesa, tanto io ho un mio rapporto con Dio. Sono sicuro. E i tuoi figli? Ce l'hanno anche loro? Le figlie di Lot avevano la stessa esperienza che aveva Lot con Dio? Evidentemente no. Ma quando lui ha deciso di allontanarsi dal classico altare dello zio, dalla classica abitudine di avere un momento quotidiano con Dio nella sua famiglia, lui ha mantenuto il suo rapporto con Dio? Sì. E i suoi figli? No. E sua moglie? Neanche. Comprendete? A volte noi abbiamo la certezza che io posso reggere, certamente tu puoi reggere, ma hai messo i tuoi figli in un contesto dove non è semplice,
se non hai alle spalle o sulle spalle l'armatura. Perché senza l'armatura vieni mangiato. Senza l'armatura vieni preso dal mondo e non sei in grado di rispondere perché non hai le risposte. E quando Dio lo avverte, no? Andiamo per gradi. Quando Dio lo avvertirà, vedrete che la sua famiglia non risponde. Lot invece, al contrario del benessere che si poteva avere nella città di Sodoma e Gomorra, Noè, ha scelto un'esperienza completamente diversa. Lot, piuttosto che pensare alla serenità economica dei figli, alla serenità lavorativa, ha pensato che la cosa migliore per i suoi figli è entrare nella missione per Dio. E quindi ha iniziato a costruire un'arca con i propri figli. E ci ha lavorato 120 anni. Quindi, mentre Lot cerca di realizzare il meglio per la sua famiglia, garantendo loro una sicurezza economica e un contesto dove era facile vivere, Noè, al contrario, sceglie di dare come garanzia di futuro e di speranza ai propri figli entrare nella missione per Dio. E quindi spende tutto quello che è e quello che ha nel costruire un'arca. Spenderà il suo tempo, spenderà il suo denaro, spenderà le sue energie e coinvolgerà la sua famiglia in questa missione. E era molto avventista, perché nella dichiarazione che Patrizia, l'ultima, ha fatto qui, noi come avventisti diciamo che mentre attendiamo il suo ritorno, aiutiamo altri a prepararsi, a incontrarlo. Vi ricordate? Non solo mi preparo, ma aiuto gli altri a prepararsi. Bene, è quello che faceva Lot. Noè. Noè aveva chiara questa cosa nella mente. Lui doveva prepararsi per quel momento di giudizio e doveva in qualche modo farlo capire anche agli altri. E i primi che l'hanno capito sono stati i suoi figli, perché lui spendeva in questa cosa. Spendeva tempo, energie, denaro. Cioè era coinvolto in questa missione. Per lui la cosa più importante era andare nella direzione della missione che Dio ci ha affidato. Poi Dio avrebbe provveduto alle sue cose. Lot ha detto: io devo avere una fede in Dio, però intanto devo provvedere a quello che mi serve. Quindi in qualche modo è stato più leggero nella missione, è stato più coinvolto nel provvedere alla sua famiglia. Alla fine però non uscirà necessariamente ricco da lì. L'altro elemento è risolutezza o tentennamento, ovvero quando sono arrivati gli angeli a casa di Lot e gli ha detto: guarda che la città sta per essere distrutta, salva chi puoi. Lui è andato a parlare con i generi e i generi cosa gli hanno risposto? Che comico che sei, ma cosa stai raccontando? E io non so perché i generi l'hanno preso per comico, probabilmente ci scherzava un po' troppo, più che essere spirituale era spiritoso e l'hanno preso per spiritoso perché non l'hanno proprio considerato, ma nemmeno le figlie. Se per questo l'angelo gli dice: guarda che sta per scendere fuoco, e guardate il testo dice che quando l'alba cominciò ad apparire, gli angeli sollecitarono Lot dicendo: alzati, prendi tua moglie, vai via. Come dire, sono arrivati la sera, al tramonto. Questo alla mattina ancora non aveva deciso niente. Al punto che, visto che egli indugiava, dice il versetto 16, quegli uomini presero per mano lui, la moglie e le due figlie. È uscito Lot, ha preso una decisione Lot. Come si dice in italiano? È stato salvato per il coso della cuffia, come si dice? Per il rotto della cuffia.
Non è una salvezza come quella di Noè. Noè ha salvato la sua famiglia organizzandola per essere salva, per avere l'arca. Questo qui ha sempre tentennato. Sì, sì, è giusto fare il culto familiare, ma oggi la giornata è complicata e rimandiamo. Sì, è giusto andare ad aiutare qualcuno, scuola del sabato di questa settimana, però con i tempi che abbiamo, chi ha tempo di dedicarsi agli altri? Sì, è giusto andare a dire a qualcuno, prendere del tempo con qualcuno per raccontargli la speranza che abbiamo con Dio, ma con tutte le cose da fare, ragazzi, come si fa? Questo è Lot. È un uomo che crede in Dio. È un uomo che non nega la parola di Dio, però è indeciso, tentena. Sì, lo farò, è giusto, però magari non questa settimana, magari più in là. È giusto avere del tempo con i figli, è giusto parlare con la moglie, è giusto assicurarsi che loro hanno un rapporto con Dio, però quando farlo? Vediamo, magari lo faremo. Quando? L'angelo prende Lot, sua moglie e i figli, li porta via, cercando di salvarli contro la loro stessa volontà, quasi, no? E i bambini adesso, quando ricordano questa storia, forse si spaventeranno, perché la moglie di Lot guarda indietro e diventa... E loro diranno, ma che Dio cattivo, no? Cioè, questa qui ha guardato solo indietro, cosa ha fatto di così male? No, in realtà prendere la mela nel giardino, qualsiasi frutta sia stata, era solo l'evidenza di una scelta fatta prima. Non so se è chiaro. Girarsi indietro significava che era arrabbiata con Dio perché la sua salvezza significava lasciare i beni terreni, lasciare i gioielli, lasciare la comodità di quella casa. E non voleva essere salva, ma con tutto quello compreso. Senza quello, no. E allora il suo cuore in realtà era ancora dentro la città. Quel girarsi indietro era semplicemente simbolo di un cuore che non è mai uscito da lì, non è mai uscito di quella casa, non è mai uscito da quella città, anche se fisicamente era lontano dalla città. E allora occorre chiedersi: come sto guidando la mia famiglia? Lot dice la lettera agli ebrei, no scusate, Noè dice la lettera agli ebrei, a differenza di Lot, non ha tentennato, divinamente avvertito di cose che non vedeva ancora, con pio timore preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Noi parliamo del ritorno di Cristo, qualcuno l'ha già visto? No. No. Ma nemmeno Noè ha visto la pioggia. Ai tempi di Noè esisteva solo la rugiada, non c'era ancora la pioggia, quindi l'idea di un'acqua che arriva e inonda tutto non era neanche immaginabile. Però il testo dice che Noè, divinamente avvertito di cose che non ha mai visto, ha costruito un'arca. Questa mattina il Signore ti chiede se tu, che sei stato divinamente avvertito, stai costruendo l'arca o stai tentennando. Se stai costruendo un'arca per la tua famiglia o stai tentennando. Se la tua sicurezza è in un lavoro, in una comodità, oppure la tua forza è nella certezza di un Dio che si prenderà cura dei suoi figli. Ringrazio Ivano che ha messo il video di prima. Era la conclusione di un altro culto che avevo fatto qui. Sì. Dove stai appoggiando la tua arca? Che tipo di arca stai costruendo? Il Signore te lo sta chiedendo. Io non ti sto dando del non credente. Tu sei un credente, come Lot o come Noè. Tu onori Dio, lo so. Tu hai in cuore il bene della tua famiglia, lo so. Ma nella pratica, come stai gestendo questi due aspetti? Sei risoluto? Ti è chiaro quello che stai facendo? Hai coinvolto la tua famiglia, ti sei coinvolto per primo nella missione, oppure per adesso stai provvedendo ad altro?
Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva ordinato, Noè fece tutto quello che il Signore gli aveva comandato, vennero delle... Noè, come Dio aveva comandato Noè. Di Noè trovate che quello che Dio ha detto, lui l'ha fatto. Di Lot trovate che l'ha dovuto prendere con la forza per salvargli la vita, e sapete che non è andata benissimo. Lo dico ai giovani. Lo dico ai giovani oggi. Magari i vostri genitori non hanno ancora scelto. Magari sono come Lot e sono preoccupati per il vostro futuro. E cercano di darvi di tutto, i soldi per la scuola, i vestiti che volete di marca, perché voi possiate apparire belli davanti agli altri. Magari non hanno scelto ancora di costruire l'arca per voi, siate furbi. Aiutateli a scegliere, a decidere. Aiutateli a decidere. Perché le figlie di Lot, senza rendersene conto, si sono riempite della cultura di quel tempo. Dopo che il Signore le aveva salvate quel giorno, hanno fatto ubriacare il loro padre, e una sera se ne è coricata una con lui, e l'altra sera se ne è coricata l'altra con lui, e tutte e due hanno avuto figli dal loro padre. Siete sicuri di volere questo, ragazzi? Di arrivare a questo livello dell'etica, a questo livello della moralità? Questo è il livello della moralità di questo periodo, di questo mondo. Quello che vi viene offerto è libertà su ogni campo, felicità a tutto piano, ma senza valori, senza un futuro, senza la certezza della salvezza, anzi, con la certezza di un giudizio che Dio attuerà. E non avete bisogno di aspettare il giorno del giudizio, perché lo vivrete già adesso. Perché scelte così non fanno felici le famiglie, non fanno felici le persone che le vivono. Vendere il proprio corpo, riempire il proprio corpo di ogni sostanza, non fa felice la persona. Si chiamano droghe apposta. Perché è un'illusione di felicità, è un'illusione di bellezza, ma non rendono felice la persona, la incatenano soltanto. Questa è l'ultima immagine, mi fermo con questo. Si racconta di un padre che nel cuore della notte fu svegliato da una voce del figlio: «Papà, c'è un uomo in casa!» Il padre balzò in piedi e vide lo spettacolo scioccante di uno sconosciuto che puntava un coltello alla gola della figlia. L'intruso si bloccò sulla porta mentre il padre lo affrontava. I due uomini si fissavano senza scambiarsi una parola, in uno sguardo mortale. C'era così tanto in gioco, tutto. Il padre sentiva la scarica di adrenalina e tutti i sensi erano acuiti mentre aspettava la sua occasione. L'intruso girò un attimo la testa per orientarsi, il padre colse l'occasione e si lanciò contro l'intruso, iniziando così una lotta disperata. Il coltello cade, la figlia riuscì a scappare e l'intruso si diede alla fuga. Il padre prese in braccio i suoi due figli, aveva salvato la sua famiglia. Dopo aver ripreso fiato, il padre raccontò l'accaduto alla polizia e uno dei poliziotti gli chiese: «Che cosa le passava per la testa?» «Mentre ero lì, faccia a faccia con quell'uomo, con le sue mani intorno alla gola di mia bambina, ho fatto una silenziosa promessa, solenne, che qualunque cosa mi fosse accaduto, anche a costo della mia vita, quell'uomo non se ne sarebbe andato via con mia figlia». Un intruso è entrato nelle nostre case con intento omicida verso i nostri figli, verso i nostri familiari. Intende portarli alla morte. Ha le mani intorno alla gola dei nostri figli. Li prende per la gola,
forse con il piacere, forse con le relazioni, forse con i vizi, forse con la voglia di fama, li prende per la gola e sta stringendo. Cosa faremo noi come genitori, noi come chiesa? Cosa faremo? Li lasceremo fare? No, fratelli. Oggi può darsi che ti senti esattamente come Lot, che ha rimandato, tentennato, anche se crede in Dio, anche se vuole, ma non ha costruito, non sta costruendo un'arca per i propri figli, non è sicuro il loro coinvolgimento verso Dio, il loro cuore non tende verso Dio, ma verso le cose del mondo, perché anche noi involontariamente le abbiamo trasmesso che è più sicuro se hai un lavoro buono, piuttosto che essere fedele a Dio. È più sicuro non perdere un esame, piuttosto che prenderlo onestamente quell'esame. Forse involontariamente, perché volevamo dei risultati, forse perché volevamo che abbiano successo. Però in che modo lo ottengono? E allora, fratelli, oggi tu e me, noi, dobbiamo scegliere e dire al Signore: Signore, se fino adesso non abbiamo costruito un'arca per i nostri figli, dacci la capacità di coinvolgerli a costruirla insieme a loro. Non ci accontentiamo di avere una relazione noi con te, vogliamo che anche i nostri figli ce l'abbiano, perché quando noi non saremo vicini, loro possono camminare rettamente. E Gesù dice in quella promessa, sì, così dice l'Eterno, anche se i prigionieri del forte verranno liberati. Il nemico forse ha già portato lontani i nostri figli e ci rendiamo conto che ormai sono più dalla sua parte che dalla nostra. Ma la promessa di Dio è che i prigionieri verranno liberati, anche se lui li ha portati lontani, perché la sua promessa è: io combatterò chi ti combatte e salverò i tuoi figli. E questa diventa la mia preghiera oggi. Dico: Signore, mantieni questa promessa per questi figli che sono tuoi, tutti, per ogni figlia, figlio tuo che è qui, e per ogni nostro figlio che hai data alle nostre famiglie. Mantieni questa promessa, combatti chi ci combatte, salva i nostri figli. E se noi abbiamo mancato come genitori, anche come pastore, come anziani, se non abbiamo dato delle idee chiare, se non abbiamo reso chiaro che cosa significava camminare con te, oggi ce l'hai detto e vorremmo che avessero chiari. Ma perdonaci e dacci capacità di essere genitori come Noè. Mentre questi pensieri vi albergano nel cuore e lo Spirito continua ad agire in voi, è tempo di andare a lavarsi i piedi. La lavanda dei piedi che precede la Santa Cena è la vostra accettazione che Cristo vi lavi i piedi. Che Cristo purifichi quella parte di voi che assomiglia a Lot, quella parte di indecisione, forse quella parte di tentennamento, che il Signore è disposto a lavarvi i piedi oggi. Ma anche significa il bisogno dell'altro che mi incoraggi, che mi sostenga, che possiamo crescere insieme, possiamo camminare insieme. Io sarò disposto a lavargli i piedi perché so che quando avrò bisogno lui laverà i miei. Quindi coloro che hanno fatto un patto con il Signore vogliono rinnovarlo. Coloro che si sono lavati tutto attraverso questo luogo e vogliono rinnovare questo patto, io vi invito a partecipare. Non rimandate la grazia di Dio. Non sentitevi pronti. Immaginatevi come due angeli che vi prendono dalla sedia dove siete e vi accompagnano alla catinella con l'acqua.
lo so. Oggi, in questo momento, il nemico dice, ma tu non meriti di partecipare, lo so. Neanche lozza per questo. Ma l'angelo l'ha preso dalla sedia e l'ha portato alla salvezza. Lasciatevi accompagnare a quel luogo dove c'è l'acqua e permettete a Dio di lavarvi i piedi. Permettete a Dio di ricostruire il rapporto con Lui e con la vostra famiglia. Permettete a Dio di reagire. Non permettete al nemico di farvi sentire senza valore, perché questi simboli vi ricordano che valete la vita di Cristo. Lui vi ama di un amore eterno. Vi dice soltanto, figlia mia, figlio mio, dammi il tuo cuore.